Ciao ragazzi, ciao a tutti. Oggi siamo ancora sulla survival, eccola. Perché? Perché devo un attimo riorganizzarmi con le nuove serie. E quindi, in questi giorni di transizione, vi beccate tanta survival. Spero che vi faccia piacere. Come va, ragazzi? Cosa mi raccontate? Intanto salutiamo Simons, che ha fatto il Prime 7 minuti fa. Benvenuto, Simons. La mappa di 15 anni la porti in live? La mappa di 15 anni volevo portarla in live, è passato un po' di tempo però, e non sono più tanto convinto di farla, sai? Cioè, è passato del tempo, ho paura che sia già vecchia. Tutto qui. Se no l'avrei fatta tra oggi e domani, appunto. Buonasera a tutti. Finito Rayman 3 poco fa. Com'è stato? Facile? Difficile? Cosa si dice per il resto? Oggi dovrebbero esserci nuovi drop, sapete? Allora. Adesso vi dico anche bene che devo guardare, eh? Datemi un secondo. Perché praticamente ci dovrebbe essere una emote sbloccabile da oggi. Cioè, in realtà era già sbloccabile da prima, ma verrà distribuita a partire da oggi. Ovvero la emote, beh, è tipo splode con un sacco di S. Non è ancora disponibile? E praticamente si dovrebbe sbloccare questa emote guardando una stream di Minecraft su Twitch per almeno 5 minuti, dal 24 maggio al 31 maggio. Però viene distribuita a partire da oggi. Cosa vuol dire? Non lo so. Vuol dire che potrebbe arrivare. Usando la emote in chat, si riceverà poi un badge esclusivo con il piccone di diamante dal 28 maggio al 31 maggio. Quindi diciamo che tecnicamente appena viene sbloccata la emote conviene spammarla un po', cioè spammarla, scriverla in modo da ottenere anche questo badge esclusivo che potrebbe essere un ricordo. Io non ho mai finito Minecraft, c'è qualche consiglio utile? Cioè, penso che ormai ci siano guide, cioè, migliaia di guide in giro. Dipende cosa intendi con finire Minecraft. Se devi battere il drago, c'è chi lo fa in 10 minuti con le speedrun. Come sta Karen? Perché sta domanda? Era in live oggi. Comunque, bene. Un po' stanca questi giorni, ma bene. Comunque, consiglio per finire Minecraft, beh, almeno 7 in diamante, se vuoi stare comodo, un arco con tante frecce, vai nel land, portati un secchio d'acqua almeno, portati dei blocchi per salire, prima cosa togli tutti i cristalli e dopo tiri giù il drago a frecciate. Dopo quanto arriva il mantello di Twitch? Io sto aspettando da 9 giorni. Guarda, o ti è già arrivato e te lo sei perso, o hai sbagliato qualcosa. Perché è impossibile che da 9 giorni stia aspettando, mi sembra troppo strano. Che ho mangiato di buono oggi a cena? Ho fatto colazione a cena oggi. L'ho detto, prima o poi l'avrei fatto. Oggi è stata l'occasione perfetta perché praticamente. Ah, ma intanto, ma che ci faccio? Che andiamo nella tavola delle riunioni. Arrivo, eh. Allora, a pranzo ho mangiato tanto. Poi sono andato a trovare mia madre e c'è stato un po' lo spuntino aperitivo, diciamo. Quindi già non avevo più fame. E ho detto, vabbè, dai, a cena tazza di caffè latte, via. No, sei ancora incazzato, te. Minchia, oh, che palle, però. Mamma mia. Niente, allora facciamo così, andiamo a fare un po' di gunpowder nel mentre.
Ma secondo me la cena a colazione, lo dicevo anche ieri, è una cosa carina da fare ogni tanto, quando magari non hai troppa fame. Fai, ti metti lì, fai proprio colazione. Il tuo caffè, la tua tazza di latte, ti fai i cereali, i biscotti, quello che ti piace. Non so, è bello perché stravolgi la giornata. Diventa una cosa speciale quando è una cavolata, in realtà è una cosa semplicissima. Puoi fare un video sulla camera da letto nel castello? Quale camera intendi, Ale? Io ho mangiato i bastoncini Findus, piccola cheat. Buoni anche quelli, non nel caffè latte, però buoni. È la cosa più piacevole dopo una giornata estremamente stancante, sì, è vero. Il mantello di Twitch è per Minecraft Bedrock Edition, per ora, poi arriverà. Volete mettere la cena per colazione? Quando mio nonno tornava dal turno come macchinista di treni, si mangiava polenta e aringa mentre mio padre faceva colazione. Beh, allora lì è un po', diciamo, un'esigenza. Ci sta, ci sta. Chi magari appunto con i turni di lavoro è un po' scombussolato, è facile anche trovare persone che proprio mangino tanto colazione. Ma anche basta andare in altre nazioni. Se siete mai stati in un hotel un po' internazionale, che magari è un hotel abituato ad avere tanti turisti dall'estero, di solito fanno le colazioni di tutti i tipi per avvicinarsi a tutti. E quindi c'è magari chi si prende il caffè latte col biscottino, la brioche, la ciambellina, c'è chi fa il succo di frutta, il centrifugato, e poi c'è chi si fa uova e bacon, panino col prosciutto. Ci sta, ci sta. Anche quella, sì, potrebbe essere una bella esperienza. Sì, buffet negli hotel, esatto. Buffet negli hotel. E chi invece ha mangiato ramen alla cipolla per 10 giorni? Vabbè, Nico. Te proprio non mangerai mai più il ramen dopo il viaggio in Giappone. Io se andassi in Giappone vorrei tipo vivere di street food, penso. Street food, poi ogni tanto il sushi, una volta il ramen e poi vorrei fare una cena di quelle... non mi ricordo come lo chiamano, però praticamente ci sono queste famiglie, di solito queste signore, che fanno da mangiare in casa propria. Cioè... Predispongono una tavolata abbastanza intima, magari to, 15 persone al massimo, e loro cucinano. Tu vai in casa di queste signore, loro cucinano proprio casalingo e ti mangi la cucina più local possibile. Mi piacerebbe fare quella cosa lì in Giappone. Uova e bacon è la migliore. Ci sta, dai, ci sta. Pancake a colazione, tanta roba. Io quest'estate andrò in crociera e sarà praticamente un all you can eat per 7 giorni. Mamma mia. Anche la crociera, tutto compreso, deve essere una bella esperienza culinaria, eh. Ti mangi di tutto e di più. Boh, home restaurant, non lo so se si dice così. Qui in Italia si chiamano cesarine, in zona Emilia-Romagna, se non mi sbaglio. Non lo so, non lo so. Però credo che in Giappone non si chiamino cesarine. Sarebbe molto strano. Comunque, nel mentre stanno piovendo un po' di creeper. Oggi il raccolto non è abbondante, vedo. Però, tanto per fare un po' di gunpowder mentre chiacchieriamo, così abbiamo i razzetti. A me fanno paura le città così grandi e numerose. Numerose come... Ah, rumorose. I rumori ti fanno paura. Sei... tokiofobico. Da noi pomodori secchi con aglio e basilico, pepe e olio. Mizzega. Stasera sulla survival buildiamo. Io potrei anche andare avanti con la nuova stanza, se siete d'accordo. Se no andiamo di calderone.
Tacheofobico ha paura dei gol. Non so se ci sono davvero i gol, però, eh. A Tokyo. A Milano, sì, a Milano sui Navigli li trovi. Ho appena scoperto che il 10 maggio Pro Cycling mi ha regalato un abbonamento. Cioè, tu ti sei perso mezzo mese di sub regalata. Che peccato. Vabbè, dai. Ne hai ancora metà. Come al solito si studia con te in sottofondo. Dai, che siamo alle battute finali, spero, meno che non fai l'università. Sì, a Milano ci sono i ghoul, ci sono anche i vampiri. Normale, ci sta. Ci sono Maranza, vampiri, ghoul. È così che funziona a Milano, no? E mi è appena arrivata una sub con lei che osserva, bentornata, ma non ha suonato l'alert. Come mai non suona? Streamlabs, sei impazzito? Vediamo. No, c'è. Provo a mandare una sub di testa. Che cazzo hanno fatto? Ah, hanno fatto aggiornamenti. Bravi, aggiornano le robe, non va una sega. Boh, hanno aggiornato il sito, quindi penso che si sia rotto qualcosa. Boh, vediamo se è un caso. Io provo a spegnere e riattivare intanto. Vabbè, non ho capito una cosa. Il badge si riceve dopo la scadenza per poter usare le emote o usi le emote sblocchi instant. Dovrebbe essere la seconda cosa. In te ti abbronzi o rimani chiaro in estate? Allora, Franci, c'è una cosa che forse ti è sfuggita. Molto grande e luminosa in cielo, no? Una sorta di palla su cui ci sono delle cazzo di esplosioni nucleari. Ecco, quello è il sole. Se tu ti esponi al sole, ti abbronzi. Se non ti esponi al sole, non ti abbronzi. Quindi diciamo che essendo lui abbastanza persistente nel cielo diurno, diciamo che non è una scelta personale, dipende più che altro se esci di casa o meno, se ti affacci al sole abbastanza o meno, ecco, tutto qui. Il server per i sub è solo per sub normali o anche Prime? Tutti sono sub normali, non ti preoccupare. Qualsiasi sub. Dipende anche dalla melanina. Sì, no, beh, comunque se prendo il sole mi abbronzo. La domanda dovrebbe essere: ma ti vorrai abbronzare e prendere il sole? Boh, non lo so. Allora, qua ci carichiamo. No, e allora mi dispiace. Sono costretto a derubare la mia stessa farm. Via, a posto. Al villager di ieri. Puzza ancora il culo, si è lavato. No, non si lava. Mi dispiace. Allora, andiamo a disattivare i mob nel Nether come al solito. Solite cosette. Ragazzi, io non so se vanno gli alert, però non stanno arrivando neanche sub in questo momento. Quindi, per ora non lo so. Appena arriva la prossima sub, vedo se si è sistemato, se no abbiamo un problema. Ma hai visto un maggio così piovoso? Guarda, oggi iniziava a fare caldo. Oggi proprio ho avuto caldo, ma anche perché sono andato appunto da mia madre. Quindi diciamo che in auto con i finestrini chiusi si schiatta abbastanza. Direte, apri i finestrini. No. Perché anche se non abito lontanissimo da mia mamma, per fare più in fretta, prendo l'autostrada ogni volta. Proprio letteralmente un casello faccio, però un casello sono quei, boh, 3 km che se vai nei paesini ci metti tot. Se vado dall'autostrada arrivo in 10 minuti a casa sua, quindi.
Io sono di sono come si può dire, quella zona non ovest, la zona est di Milano, c'è cioè la provincia di Milano, la Brianza, la provincia di Bergamo, no? C'è tutta quella macroarea che potrebbe Brianza non lo definisce in realtà bene. Diciamo quella zona di paesini che sta tra le tre province. E io ho sempre vissuto qui, mi sono un po' spostato avanti e indietro da in questi paesi. Non è arrivato l'alert, è vero. Aldebaran, grazie per i 9 mesi. Esatto, quella lì, quella lì. Si è attivato questo? Sì. Allora, adesso vediamo come fare per gli alert. Non so che cazzo hanno combinato. A livello di zanzare siamo messi bene per ora. Ne è già comparsa qualcuna, ma poca roba. Tipo oggi da mia madre in alcuni punti del giardino c'era qualche zanzara. Però normale, che è comunque una zona abbastanza di campagna. C'è tanto verde, quindi ci sono anche più insetti, logicamente. Casa mia, zanzare, non lo so. Mi sa che non ne ho ancora visto una. Forse una, proprio una di numero. Eh no, dai, ancora si è arrabbiato. Ma dai, ma basta! Ma che rancore porti? Tutto il giorno è stato lì a rimuginarci fino ad oggi. Nello spogliatoio della mia piscina ci sono state zanzare tutto l'anno. Ma come nella piscina? Che fastidio. Cioè, tu vai in piscina, ti devi spogliare e ti pungono? Colpa tua che proponi di bruciare land. Ok, effettivamente anche quello è vero. Allora, fatemi vedere un attimo il discorso di Streamlabs che cerchiamo di risolvere, eh. Allora, vediamo questi alert perché non vanno. Innanzitutto, io sono collegato, signor Streamlabs, vero? Sembrerebbe di sì. Sembrerebbe proprio di sì. Provo a fare un test. Eh? Perché l'ho sentito doppio? Vabbè, salutiamo Kevin. Grazie Kevin per la sub. Kevin, grazie anche dei bits. Non dovevi assolutamente. Sei un angelo proprio. No, Kevin, il follow non lo volevo, grazie. Cioè, nel senso, sì, va bene il follow, ma l'alert del follow. Se ne va questo alert, che cos'è? Ma chi l'ha mai visto? È doppio. Sì, ma no, il problema è perché non funziona. Cos'è successo? Mi hanno cambiato il link. Vediamo, eh. No, non è cambiato nulla, non capisco. Allora, gli alert sono attivi. Io sono connesso al sito, il test funziona, la sorgente è collegata, però quando sabbate non arriva niente, non so proprio il motivo. Beh, ragazzi, mi sa che ce lo teniamo così. Per ora, mi sa che è una roba che non posso risolvere attualmente. A meno che, aspettate, facciamo così, logout da Streamlabs. Però la cosa più stupida, non ho provato. Faccio login.
Accedi con Twitch. Ok. Torniamo negli alert, rimandiamo un test. Che l'audio doppio è perché me lo fa sentire anche nella pagina che sto usando per il test. Boh, ragazzi, io ho tutto attivo, non capisco perché non arrivino. Potrebbe essere un problema di Twitch, però facciamoci caso. E per ora andiamo avanti, se no non combiniamo più niente. Va bene. Ah, peraltro, libro di sub ce l'ho in mano, già che ci siamo. Segniamo i primi sub arrivati oggi. Ovvero Simons, colei che osserva, e Aldebaran. Ok. Va bene, vado a prendermi anche del cibo e poi iniziamo. Lavoriamo alla camera nuova oggi, alla nuova stanza, che dite? Oggi, mentre Karen era in live, a un certo punto se ne esce con mia nonna al mattino, mi manda le madonne e nulla, sono scoppiato dal ridere. Vabbè, sì, detto così sembra una cosa brutta. In realtà le manda probabilmente le foto della Madonna con scritto tipo che ti possa proteggere, queste robe qua, un po' da diciamo età avanzata. Per sta live chill la prossima si fixa. Ma non so neanche se posso fixare io. Boh, spero che non sia un casino di Twitch, perché peraltro non c'è ancora la emote che ci hanno promesso. Va bene, allora. Io in realtà per decorare la stanza nuova, senza andare su, avevo pensato di creare delle librerie. E non ne ho. Non ce n'è neanche una pronta. Quindi abbiamo bisogno sicuramente di libri. Ora, il fatto che io libri qui non ne ho. E se volessi fare delle librerie mi serve anche tanto cuoio. E ne ho ben poco. Ma secondo voi, se facciamo una capatina ai villaggi e cerchiamo di rubare qualche libreria? Oppure, se io andassi nell'End, al portale dell'End, le avrò mai distrutte le librerie dello Stronghold? Così recuperiamo degli materiali, perché sennò abbiamo un piccolo problema, mi sa. Vediamo. Il calderone lo uso spesso, però boh, mi andava di far così, poi se siete d'accordo. Allora, adesso c'è un piccolo problema però, perché io da quando ho fatto sto portale ho tolto il collegamento allo Stronghold in sé per sé. Quindi... perfetto. Perfetto. Tappiamo. Ed ecco lo Stronghold. Vediamo se ci sono le librerie che cerco. Ovviamente cercarne uno nuovo è impensabile, anche perché non riuscirei a trovarne nessuno. Lo dico subito. Questo Stronghold invece è... ah, minchia. Lupin proprio. Non ho lasciato niente. Niente, l'Eren del passato ci aveva già pensato a sta cosa. Mi sa che non ce n'è un'altra di libreria. Potrebbe essere un piccolo problema questo. Se proviamo a scendere. Sì, è sempre colpa dell'Eren del passato. Oh, mamma mia, mai che si fa i cazzi suoi.
Sto Stronghold è un disastro comunque. Guardate com'è conciato male. Tutto bucato, tutto a pezzi. Sì, mi sa che non è tanto affidabile come struttura. Ragazzi, mi sa che dobbiamo trovare altri modi per ottenere le librerie. Secondo voi, qual è il modo più rapido per farmare qualche libreria? Sarebbe bello avere un update degli Stronghold, questo sicuramente, ma purtroppo per ora. Ho visto il primo episodio di Doki Doki, non capisco come possa diventare un horror. Vanilla, non neanche te lo immagini, ed è giusto così. Va benissimo così, fidati. Le freghiamo i villaggi. No, la magione. Ok, la magione ci sta, però. Mio Dio. Che giro devo farmi? Allora, se io timidamente spaccassi qui, poi facessi così. Facessi così. Poi facessi uno, due e tre. Tutto a posto? Bene. Cioè, male, non ho concluso nulla. Allora, io ho una quindicina di pelli, quindi posso craftare 5 librerie. Più che altro vorrei anche dei libri per poter fare. No, me la. C'è una tramoggia nascosta lì, me l'ha ciucciata. Che palle, mamma mia. La farm di Oglin. Ecco, questo è un bel consiglio. Bravo, la farm di Oglin. Allora, dove è finita la barca? Eccola qui, la mia barchetta. Come si sale? Aiuto, cosa sto facendo? Di qua. Perfetto. Andiamo. Sì, è la prima volta che faccio la strada del ritorno dallo Stronghold e infatti ho fatto casino. Dovrei fare trading con i villager, lo so, questa è una delle occasioni in cui la mia pigrizia me la fa pagare cara. Beh, se io scambiassi con un. Aspetta, aspetta un attimo. Se io scambiassi con un bibliotecario, potrebbe darmi un sacco di bookshelf? Allora, facciamo queste due prove. Ragazzi, scusatemi, ma considerate che il mio mondo ha 11 anni. Ci sono delle farm, delle cose che non mi ricordo manco che ci sono, cioè. Quanto ci ha messo a costruire la caverna? Ma sì, il magazzino giù con tutto il sistema siamo andati relativamente veloci, perché comunque una volta preso il metodo, siamo andati dritti. Salve. Signor Custò, faccio il bravo, se ne stia lì. Volevo farti usare la farm per tipo l'unica volta. Proveremo. Nel caso proviamo a usare la farm, va bene? Così vi faccio vedere anche la mia farm di Oglin, comodissima, che non uso mai.
Però prima... Tu. 9 smeraldi, una. 4, una. E beh, tu sei un ladro. Ti devi proprio vergognare. Guarda, lui me ne dà tantissime. Vabbè, tantissime. 7. Ah, basta? Merda. Signor ladro, salve. Ma se gliene chiedo comunque qualcuna? Sennò sarebbe anche utile avere dei libri, semplicemente, ma... Lasciamo così per ora. Oggi ho guardato mezzo episodio di The Rest, No Rest for the Wicked. Ho scoperto che mi piace molto come gioco ed ho iniziato la serie nel canale XL. Bravo Ciccio, bravissimo. È un grandissimo gioco, No Rest for the Wicked. Non so quando uscirà completo, ma vedrete che... Farà molto parlare di sé nel corso del tempo. Caratterialmente per ora preferisco Yuri. Manila, Io non ti dico nulla. Dovrei fare un bel sondaggino sul canale nuovo. Per vedere quale ragazza del club piace di più. Libri da disincantare ne ho un sacco, hai ragione. È vero, anche quella è un'idea. Infatti, qualche volta abbiamo craftato con quelli. Però, giochiamocela bene. Cioè, dimostriamo che questo è il mondo di un player esperto e non di uno le prime armi che non riesce a craftarsi due librerie di merda. Che poi in realtà è questo quello che succede. Perché se noi andiamo di qua, nella mia casa nel Nether. E poi andiamo di qua. Ora vedrete. Waifu migliore non Natsunade. Ma non è in Doki Doki Tsunade, mi dispiace. Eccoci, siamo sopra il Nether. E qui abbiamo una farm di Oglin. E teoricamente, se io me ne vado là sopra, dovrei e me ne sto qui, là sotto dovrebbe farmarmi gli Oglin. Solo che manco li vedo. Possibile che funzioni? Siamo sicuri? Dove sono gli Oglin maledetti? Ecco. Proviamo da qua, vediamo se spawnano. Vediamo se l'Eren del passato è stato bravo. Io qua non vedo nessun Oglin. Non lo so. Sono troppo vicino. Allora, hai ragione, il mob switch, però il mob switch non dovrebbe avere effetto sul Nether. Allora, fidiamoci dell'altezza, facciamo così. Ehi Siri, 3 minuti. Aspetterò 3 minuti in questo bel posto. Mi faccio anche uno screenshot. Che è una ripresa molto strana. Non ti metti a fare tutti gli interni che ti mancano? Non potresti farlo come progetto grosso per i 1100? No. Oggi ho visto il video di Tier in cui eravate dei pesciolini. Gioco particolare, direi. E dimmi, Marti. L'editor di Tier ha tenuto il freestyle? O l'ha cancellato anche questa volta? Scherzo, un saluto all'editor di Tier, che però non deve cancellare le battute!
Noi facciamo del content assurdo e poi ne arriva sempre tagliato a metà. C'era qualche freestyle, ok. Qualche però. Niente, abbiamo fatto sto video dove siamo abbastanza impazziti. Io e Dani abbiamo fatto freestyle a un certo punto. All'inizio live ho scritto buonasera Amadeus. Ah, per via del video. Ah, ok, non me, manco mi ricordavo sta cosa. Potrebbe essere che l'aggiornamento alla distanza di render e quella di simulazione abbia incasinato la farm. Potrebbe essere, sai. Twisty, grazie per i 22 mesi. E niente, gli alert oggi non ci sono apparentemente. Che bello. Niente alert. Vabbè, noi ci facciamo questa piccola prova e vediamo. Manca un minuto, poi andiamo giù e vediamo cosa ha prodotto. Se un giorno avesti una creepypasta tutta dedicata a te, come si chiamerebbe? Una creepypasta, dipende di che cosa parla. Se potrebbe essere qualcosa di collegato alla mia lore, magari, non lo so. Magari l'inverso di Herobrine. Come c'è Ezzalb. All'editor di Tyr piace lasciare le bestemmie in modo un po' borderline. In che senso, Marty? Che senso? Cosa cazzo è successo in quel video? Devo andare a controllare. Niente. Non si lavora più, ho capito. Buonasera, il cape è per Bedrock o Java? Per entrambi, al momento solo per Bedrock, ma arriverà anche per Java. Bestemmie quasi complete. Bello. Mi fa piacere. Funziona! Funziona! 5 di cuoio! Sono morti degli Oglin! Bene, ora che sappiamo che funziona, va anche detto che è lentissima, quindi non la useremo. Andiamo via. Abbi pato una mia bestemmia, si capiva che la dicevi. Vabbè, madò. Cosa vi devo dire, ragazzi? Mi spiace. Non dovremmo dirle nelle registrazioni, però è TR, il video di TR, lui è il primo che le spara tipo a stecca, un continuo. Cosa devi fare? La mood è quella. Le ceste, è vero, Mari. Vai via. Levati dal cazzo. Mari, nelle ceste c'è qualcosa. Tranquilla, arriverà il momento che tanto inizierò anch'io a fare i video con questo tipo di editing borderline. Tanto così non si va da nessuna parte. Con Minecraft su YouTube non funziona più. Non ho librerie qua dentro. Ne ho solo del cuoio. Non ho cuoio. Vediamo invece di qua. Va bene, dai, ce la caviamo in qualche modo. Andiamo a fare questa libreria. Abbiamo 7 bookshelf. Io direi di fare una libreria questa volta ordinata. Voglio fare una cosa abbastanza simmetrica, più o meno. Quindi facciamo delle librerie, magari le alterniamo con un po' di loom, con un po' di ciselle si chiamano, non mi ricordo più. Forse sì. Vabbè, quelle sì, quelle nuove ovviamente, che sono anche più belle. E vediamo un attimo. Ah, sì, abbiamo registrato anche dei video per Dani. Quando usciranno? Ecco, lì se
l'editor non taglia bene quello che viene detto, è finita. È finita, ragazzi. Perché uno, prima di tutto, divento il più grande ipocrita del mondo. Perché, tipo, violerei tutte le regole che ho nella mia community. Anche se non sarebbe sul mio canale, quindi, per carità. E poi boh, secondo me qualche querela ci arriva a sto giro. Anzi, dopo devo andare a vedere sto video per vedere che non abbia tenuto qualche dissing che è partito. Ogni tanto c'era qualche cosa strana. Mamma mia. Rutti scoregge è un tipo di comicità che non credo mi appartenga. No, non buttiamoli questi. C'era una parte dove parlavate di Webbo. Vabbè, quello ci stava, dai. Ok, allora. Se volessi fare quelle chiseled, devo fare... così? No. No, era così. Ok, perfetto. E rifacciamo un po' di questi. No, comunque, a proposito di video con Dani e Tiar, e li farò anch'io. Cioè, basta, ma ancora sei arrabbiato tu? Ma come faccio a ottenere il tuo perdono? Ma che palle! Ecco, perdonato. Dicevo, porterò anch'io dei video con loro, prima o dopo. Devo capire che cosa. E soprattutto c'è bisogno che arrivi un periodo dove siano tutti disponibili. Adesso non è il momento. E poi qualcosa sicuramente vorrei fare. Ok, allora. L'idea potrebbe essere mensolina con sopra degli oggetti. Bookshelf. Quindi facciamo un esempio pratico. Anche se va considerato che ci sono le trapdoor. Eh sì, le trapdoor occupano spazio. E se no potrei farle scavate le... scavate le cose. Cioè, allora, io potrei anche fare, ad esempio, una scala qui anziché la trapdoor. Vi faccio vedere. Io tolgo queste due. Posso mettere una scala. Un'altra scala. Ah, giusto, c'è la sedia anche qui. Questo è un problema. Potrei fare così, quindi tolgo la trapdoor, creo un piano d'appoggio, che però ha un problema, che qui non ci appoggio nulla, perché queste occupano spazio. Quindi potrei mettere cose solamente qui. Facciamo così, partiamo dai lati liberi. Quindi questa zona qui e quella dall'altra parte speculare.
Allora, la prima scelta che dobbiamo fare è capire se utilizzare la parete come c'è ora oppure scavare. Io potrei benissimo decidere di scavare, il problema è che rischio di sfondare la montagna, mi sa. Esatto. Sembrava che c'era spazio, eh? Sai che se mi tocchi ancora potessi morire, eh? Te ne rendi conto? Bentornato Nubis, grazie per i 30 mesi. Qua ovviamente continuano a non suonare gli alert. Buonasera Eren, spero stia bene. Dato che sto portando una nuova serie su Doki Doki, le volevo consigliare un'altra visual novel con horror psicologico e cosmico, Slay the Princess. Non l'ho mai sentita, sai? Potrei fare così, piano d'appoggio. Un'altra subito qui. Non mi piace. Non ci sta. Non ci sta. Forse dovrei sì scavare e metterle qua. Se io scavassi e le mettessi dentro, potrei avere una situazione di questo tipo. Il fatto che la parete rossa è molto carina, cioè facendo così vado a togliere lo sfondo rosso che abbiamo deciso di mettere, è logico. Quello lo perdiamo. Non so se abbia senso. Col rosso sopra era più bello. Questi devono essere in verticale, però. Questo sotto è brutto. Così. Vogliamo fare una cosa così?
Come non mi piace il rosso sopra. Siete sempre discordanti. Oddio, un camino. Adesso fare anche il camino potrebbe diventare complicato. Beh, diciamo che così mi offre possibilità di fare cose. Io qua dentro, ad esempio, potrei esporre un oggetto. Nella zona equivalente qui potrebbe essere l'Heavy Core, ad esempio. È questa ultima parte che non lo so. Non so, non è che manchi qualcosa. C'è un po' di confusione più che altro. Direi proprio di no. Però se non le metto qui non le metto più le librerie. Non è che io abbia molta scelta in questo senso. Posso la messa con le librerie un poco più avanti. Copre comunque il rosso. Allora, dato che qui c'è il barile, se io lasciassi spezzato e aggiungessi... anche una cosa così. No. Direi di no. Bentornato Cliptron, grazie ai 37 mesi e continuano ovviamente a non partire gli alert. Sbatta. Non lo so, che soluzione potremmo adottare qui? Non ne ho proprio idea al momento. Proviamo intanto a fare questa parte. Devo stare attento a non fargli raccogliere cose a lui. Non si sa mai. Allora. Prima cosa, così. Bene. Potrei decidere di mettere del rosso anche qua. Però si vedrebbe anche oltre la porta, poi. Non so se ha senso. Nel caso backup... oh mio Dio. Non lo so. Sbaglio l'Enderman, guarda male il villager. Guarda male me, in realtà, ce l'ha con me. Si apre una botola dove c'è lo standard, il banner rimane e vola? No, è semplicemente appeso. Ah, e beh, poi qui c'è un altro discorso da fare. Cioè che in realtà questa parte è più alta. Quindi...
possiamo fare così. Questo è quello che succede se apri la botola e c'è lo stendardo. Non so perché vi interessi, però funziona così. E poi qui devo mettere i tre blocchi. Magari qua un loom ce lo ficchiamo anche. Magari nel complesso viene carino. Che dite? Ci sta o non ci sta? Ah, peraltro qui in realtà posso metterci tre oggetti, avendo spostato tutto dietro. A meno che non vogliamo fare che anche qui c'è la botola, però non ci serve. La cosa che vorrei controllare è invece capire se ci sta meglio così. Forse per recuperare un po' di rossume. Sì, ci sta, dai. No, preferivo prima. Perfetto, Franci, vuol dire che va bene così. E qui? Qua avremo un problema. Se no, si fa così. A lato si mantiene quercia. Perché c'è il pilastrone, va bene? Posto. Tu sei un cretino, smettila! Morirai se continui così! Lo so che sei arrabbiato, ma... Allora, scusate. Google Minecraft. How to lose Enderman aggro. No, aspetta, cos'è sta cosa? Ah no, ok. Mi consigliava di piazzare una zucca a terra, ma non è vero. Ma semplicemente diceva piazzala, intagliala e indossala. Cioè se io indosso una zucca, lui si dimentica di me adesso? Fammi capire sta cosa. Ma ci sono gli alert! Allora funzionano! Galacial? Dark, grazie mille per i 50 bit! Funzionano gli alert! Non suonano le sub per qualche ragione. No, forse semplicemente è tornato attivo adesso. Grazie per i bit. Non andavano gli alert e mi hai fatto forse capire che si sono fissati. Che gioia. Sì, quello in cucina di solito perde l'aggro. Ma anch'io sapevo che la zucca è per non farli incavolare quando li guardi, ma non penso che infatti mi perdoni. Progetto estivo, costruire il vault di Fallout in Minecraft con la porta che si apre con i floater. Ma i floater non sono utilizzabili. Progetto estivo, convincere i dev a creare un plugin che introduca i floater nel server di sub. Che dite?
Facciamo una petizione. Ha due firme. Una la metto io. Li convinciamo. Che bella è la casa. Poi è anche tutto interconnesso. Una goduria vederti camminare nella tua base. Grazie. Che bel complimento che mi fai. Ovviamente i dev non sarebbero d'accordo. Ne gli frega proprio un cazzo con la zucca. È ancora arrabbiato. Era una fake news, ovviamente. Devo morire? No, non posso morire. Più di così non posso fare. Allora, ho scaricato il chunk. Sono uscito, rientro, ricarico il chunk e vediamo. Dagli un fiorellino, magari un gesto di gentilezza lo calma. E ce l'ha già. No, ma ieri mi aveva perdonato. Oggi è abbastanza incazzoso. Oh mio Dio! Basta! Ma basta! Signor Enderman, la smetta! Proviamo a fare così. Non ho voglia di uccidermi per sta stupidata, anche perché poi lo dovrei fare ogni volta. Come l'ho riguardato? Non l'ho riguardato. Cioè, ogni volta che entro dite che lo guardo. Vediamo. L'unica cosa vicina al morire, senza morire, potrebbe essere respawnare dall'end. Dato che ti riporta a letto, come quando muori. Vediamo se questa cosa, Marie, lo spinge al perdono. Anche cambiare dimensione potrebbe aiutare, effettivamente. Già che ci siamo, uccidiamo un altro Enderman per vendicarci della rottura di palle. Ok. Era suo cugino, ma non lo saprà mai. Allora, oggi forse facciamo la seconda serata, sì. Certo, vorrei concludere qualcosa prima. Non ho ancora concluso niente. Come sai che era suo cugino? Boh, si somigliavano. Avevano lo stesso sguardo. Penso fosse suo cugino almeno. Senti, resta incazzato, non mi interessa. Morirai e saranno affari tuoi. Allora, dicevamo. Andiamo avanti. Ci sarà la terra a formare fuori, ovviamente. Sbagliato. Giusto. Questi tre, via. Il loom purtroppo non posso usarlo qui perché si vedrebbe sopra.
Questo è già finito. Facciamo così. Mentre qua facciamo una bella lummata. E facciamo un'altra cisellata. Olì! Beh dai, alla fine è carino. Non è come me lo immaginavo. Cioè, mi immaginavo una libreria più ricca di così. Però fa un bel effetto. Ho preservato più rosso possibile. Ci sta. Come sfondo alle riunioni è bello. Allora, adesso però abbiamo un problema. Al di là dell'Enderman incazzato, che adesso riattivo anche i suoni perché non si sa mai. Dobbiamo... Eccolo, eccolo che inizia. Dobbiamo fare una cosetta fuori. Metterò l'Heavy Core. Metterò esattamente l'Heavy Core. Vanilla. Lo spazio centrale dietro di me sarà per l'Heavy Core. Vi dirò di più. Potremmo piazzarlo sopra una Endrod, così da farlo sembrare una mazza messa lì. E anche per alzarlo, perché sennò è coperto dalla mia sedia, penso. Tac. E ritac. E va bene così? Certo che no. Mettiamo un mezzo blocco qui. Ah, c'è anche quello. Ah, e qui è pena di rompere le palle, vedo. Allora faremo così. E qui ci vuole un'altra scala. Faremo così. E va bene. Sì, potrebbe anche servire del vetro anziché la Endrod. Però, boh, dai, la Endrod messa al contrario fa i particellari, solite cose, magari è carina. Va bene, adesso andiamo giù, ci facciamo anche i libri. Tutti i libri che posso. Considerando che posso anche disincantare quelli che ho nel... come si chiama? Non il pozzo, com'è che lo chiamavo? Il silos degli enchant. Allora, Heavy Core. Uno. Vediamo se ho un po' di fogli, giusto pochi. Nella zona farm vedi delle casse con la pelle, dove? Qui mi sa di no. Sì, qua sicuramente no. Questa la voglio mettere sicuramente da qualche parte. Anche la trail key normale posso appendere. Dai. Adesso ci divertiamo a decorare.
Dove volevi fare il passaggio per collegarti alla zona degli animali? Vediamo, vediamo se, se trovo la pelle, sei perdonato per gli errori di ieri. Se non la trovo, verrai invece bannato del tutto. Sarebbe la goccia che fa traboccare il vaso. Vediamo se in questa zona dimenticata, in questa chest, c'è del cuoio. Non c'è del cuoio qui, vediamo qui. Non c'è del cuoio. Moderatori, procedete pure col ban. È che mi mancherebbe una mucca sola per arrivare a 24. Ah, sì, ma che cazzo me ne frega, in realtà non è che devo craftarle le librerie. Hai i libri normali nella cesta delle Trial Chamber? Davvero? Allora, intanto vediamo quanti ne possiamo usare qui, se ci bastano o meno. Devono essere quasi piene le librerie, secondo me. Servono ancora. Decisamente. Va bene. Perché non costruisci una stanza con tutte le armature e con tutti i trim? Ho la stanza con tutti i trim, ma le armature no, perché... cioè, sarebbero tanti armor stand. Vediamo se c'è dei libri qua. E no che non ci sono. Dove stanno? Ah, qui. 7. Va bene, magari ne recuperiamo giusto qualcuno ancora. Disincantiamo. Allora, intanto prendiamo una di queste. Ho anche delle Nether Star così, da mettere come decorazioni, volendo. Dovrei avere anche un beacon da qualche parte. Sì, eccolo. Un beacon anche qui a far la polvere. Nel corridoio collegato alla nuova stanza forse c'è qualcosa. Nel corridoio collegato alla nuova stanza, quello su? Ma l'avevo tolta quella. Questo lo possiamo far fuori. Sono neanche brutti enchant. Mi dispiace un po' buttarli. Vabbè, efficienza 3, dai. Così arriviamo a 10. A 10 basteranno? Ok, allora, adesso utilizziamo la grindstone da qui, tranquillamente, facciamo così, e ne abbiamo 10. Decoriamo con questi, mettiamo la mazza e poi decidiamo come continuare. Progetto di tutti i beacon full di tutti i materiali,
Hai sbagliato persona, mi sa. Non ho questo progetto. Avanzano pochi. Allora, Evicor. Metto così, tolgo questo, shift clicco. Posto. L'Evicor al centro del riquadro, dietro di me, illuminato, messo lì come una mazza tridimensionale. Secondo me è meglio di così, non si può inquadrare, cioè ci sta benissimo. E lì sinceramente non ci metterei nient'altro, cioè c'è quello un po' il protagonista. E no, al contrario non si può fare. Non puoi farlo il contrario. L'Endrod al contrario si può fare invece. L'Endrod al contrario non lo so. Può anche andar bene, sì. Fa un po' da lampada. C'è questo pomellino. Ah, sì, dai, forse è meglio così. Va bene. Allora, adesso decoriamo un po' qui. Prima di tutto mi libero l'inventario. Non sopporto più quell'Enderman, io lo uccido, mi sa. No, non puoi farla al contrario. L'Evicor non puoi metterlo sotto. Perché si può appoggiare sull'Endrod, perché l'Endrod ha... cioè è lunga come un blocco, quindi li fa da base. Però l'Evicor non è grande come un blocco, quindi una volta che tu lo piazzi, metti l'Endrod sopra, l'Endrod fluttuerebbe se si potesse piazzare, non sarebbe collegata. Perché non fai un quadro custom per una parte della stanza? Così, iniziamo subito a complicare ulteriormente le cose. Io per ora gli prendo queste due chiavette. Dopodiché serve qualche vasettino, qualche stupidata solita. Ludopone, grazie per i 39 mesi. Buona serata, signor Blaze, come sta? Bene, soprattutto ora che grazie alla tua sub abbiamo capito che anche gli alert delle sub funzionano. Che bello. Ok, quindi ora se qualcuno non la stava facendo perché aspettava che suonasse, sappiate che funziona tutto. Questa posizionata a terra fa proprio schifo, quindi non lo usiamo. Sicuramente prendiamo questo qui. Purtroppo che cosa ci metto per decorare d'altro? Il miglior modo per illuminare una strada all'aperto, a parte le lanterne, lampioni o luci nascoste sotto tappeti di muschio. Dei quadri? Però vado troppo a riempire poi lo sfondo rosso che volevamo un po' preservare. Sentite, io potrei metterci anche l'uovo dello sniffer. Viene gigante. Il problema è che si schiude col tempo. Aspetta però.
L'uovo dello sniffer si schiude se lo metto sull'erba, il muschio, e il muschio lo velocizza. Ma se lo metto su un blocco di legno non si schiude. O si schiude lo stesso, vediamo. No. Si schiude comunque. Che palle. Non posso usarlo quindi come decorazione, basta. In un item frame non è la stessa cosa, ovviamente. La build hack dell'armadillo l'abbiamo già fatta. Teste di mob. Uova di tartaruga posso usare. Potrei vedere se riesco a recuperare un teschio di scheletro, che dite? Un conduit. Il conduit ci sta, è vero. Un conduit. Allora, il conduit ovviamente non ne ho uno pronto. Il conduit è un po' una sbatta da fare, però. Ci serve il cuore del mare e questo ce l'abbiamo. Però le ho le conchiglie. Ne ho 4. 5. E basta. È un casino. Io ho una farm di droned che però sono quelli trasformati, quindi mi sa che non hanno le conchiglie. Sì, sì, poi il conduit vola effettivamente. Allora abbiamo 2, 3, 4, 5. Secondo me è un bel teschio di scheletro, ci sta. Ma tu? Se tu sei nuovo, non sei il mio pipistrello. Allora, possiamo fare una bella cosa. Andiamo nel Deep Dark. Così, sì, così. Oggi vi faccio girare un po' di cose che non vediamo mai. Allora, dobbiamo andare di qua. In realtà potrei andare dove vado sempre per il mob switch volando, però va bene anche così. Andiamo da questa parte. La cosa bellissima è che in questa fortezza del Nether, che è vicino al mob switch, c'è un portale che è perfettamente spawnato qua dentro. E questo portale, che portale è? È il portale che io avevo aperto nel Deep Dark. Deep Dark che io avevo liberato dalla minaccia dei Warden con tanto di base dedicata e questa volta full decorata anche. Decorata in stile Deep Dark. Poi decorata. C'è ancora Agostino qua. Signor Agostino, ma salve. Sta tenendo al sicuro la base, vero? Bravo, signor Agostino. Mi fa piacere. Signor Agostino è un rarissimo Wither Skeleton con zucca. Perché Agostino con la A minuscola poi? Boh, non lo so.
Allora, adesso il casino è vedere se trovo dei teschi di scheletro. Perché nel Deep Dark i teschi di scheletro spawnano. Spawnano a ridosso di strutture come queste. Dove ho mollato cose a muzzo, apparentemente. Può essere che io li abbia già raccolti tutti. Però, siccome non ne ho usati tanti in giro, magari non è così. Non sono neanche certo al 100% che sia tutto liberato. Potrebbe esistere ancora qualche zona che non avevo liberato. Anche perché questo è un Deep Dark doppio. Qua di solito ci sono dei teschi, mi sembra. O sbaglio. Eccola, giusto. Posto. Di qua. E si torna. Tutto questo per decorare una mensola in una stanza delle riunioni. Ok, però è giusto, cioè decoriamo con cose speciali alla fine. Ci sta. No, il conduit no. Il conduit fluttua. Come dicevano. Flutta in acqua, altrimenti sta appoggiato, mi sa. Guarda, è molto semplice la cosa. Quittiamo che magari lui si sveglia anche un po' fuori. Ah, salve Nitwit. Questa è esattamente la miniatura dell'ultimo video. È lo screenshot della miniatura, se notate. L'ho fatto qua. Fluttua. Attivo o non attivo? Sarebbe molto bello averlo lì attivato, peraltro. Puoi solo waterloggarlo. E io ve l'ho detto, no, non vi fidate. Buonasera, che si fa oggi? Siamo sulla survival oggi. E stiamo decorando la stanza nuova mentre l'Enderman, come sentite, non ci lascia stare. Non ne vuole sapere. Allora. Uova. Pot. Questa. Che viene normale. Si piccol. Teschio. Fatto. Ci sta. Allora, le chiavi se le appoggio sulle librerie, chiaramente ha un senso migliore, ma non si vedono, quindi potrebbe essere un po' un peccato lasciarle qua. Le uova fanno girare lo zombie pigman? Vabbè, meglio nel caso.
Allora, non saprei se metterci comunque qualcosa qui. Magari delle candeline ci possono stare, dai. Niente di impegnativo. Vediamo. Così. Ricicliamo. Direi bianchi di qua. Nere di qua. Non so neanche ad accenderle. Ma che bello che è venuto. Sì, adesso il problema è che vorrei potermi levare l'aggro di sto stupido e poi iniziare a decorare il resto, perché diciamo che la stanza è grande, possiamo metterci tante cose. Lo so che posso accendere con la spada, ma non le voglio accendere. E se prendi degli item frame invisibili, non posso, dovrei usare i comandi. È normale che l'Enderman ce l'ha con te, è un politico. Ma tu sei un Blaze, gli Enderman ti odiano. Ma come pensi che uno invitato al tuo tavolo sia felice? Ma lo era prima, lo era. Poi l'ho guardato negli occhi e si è arrabbiato. Proviamo nuovamente ad allontanarci, vediamo se si dimentica. Magari effettivamente l'avevo riguardato per sbaglio, non lo so. Volevo passare nel buchino, non ce l'ho fatta. Chiediamo perdono alla testa Moai. Testa Moai. Costruita, non so quanti lustri fa. Le chiedo il perdono. Questo è per lei. Si sniffi per bene questo razzetto nella narice. Senta l'odore e interceda per noi. Vediamo. Vediamo se funziona. Questa tecnica non ve la dicono sulla wiki. Boh, non lo so. Non lo so, ragazzi, non lo so. Non so che dirvi. Allora, rimutiamolo. Che facciamo? Come riempiamo le altre zone? Sono aperto ai consigli. Serve una bacheca per gli appunti. Questo sicuramente. Balconcino, il balconcino ce l'abbiamo qui interno e uno esterno qua. Non facciamone altri. Un orologio a pendolo. Se non sbaglio esiste una build hack. Sì, ma la build hack richiede 3 blocchi di distanza. Quindi qua non possiamo farcela stare. Una zona dedicata ad Occhi Doki. Sarebbe una zona, penso, bannabile, purtroppo. Qui sotto, dove abbiamo questo angolino, potrei metterci un cestinetto, qualcosa del genere. E qua, boh. Che punto siamo qui? Stavo pensando già a qualche passaggio segreto strano. Ho letto che se l'Enderman prende fuoco perde l'aggro. Dopo provo. Grazie. Dopo ci proviamo. Tu resta con noi che tra una mezz'oretta facciamo il test.
Armor stand con le armature delle trial. Gli armor stand li abbiamo già messi qui. Sono proprio quelli trafugati nelle trial chamber, peraltro. Magari lì ci metto il beacon a caso. Angolino con il beacon. Ho letto che se cancelli il mondo perde l'aggro. Per questo anche se bruci il computer. Allora, blocco di diamante, beacon e raggio fatto di pannelli di vetro. Che ne dite? Giusto per avere una cosa preziosa a caso, buttata lì. Tanto è nelle chest, non lo uso. Lì ci mettiamo un cestino. Quindi il cestino può essere fatto con un calderone tranquillo. Sì, stavo pensando come farlo, però un bel calderone via. E un tappetino. Perché il tappetino? Oppure beacon potrebbe essere tipo sull'ossidiana, dato che ha la base in ossidiana. Per azzurrino come il diamante. Non lo so. La netherite non ce l'ho attualmente. Pannelli, sì, i pannelli si attaccherebbero alla parete, purtroppo. Sto pensando cos'altro potrei metterci. Ma se al posto ci metti un End Crystal? End Crystal è un po' pericoloso da mettere, perché se lo tocchi per sbaglio esplode e ti fa un danno peggiore di una TNT. Quindi non so se me la sento. Ma bentornato The One, buonasera. Boh. Vediamo. Sì, lo so che sarebbe bello l'End Crystal, però... Allora, calderoni ne abbiamo. Potrebbe essere ignorante anche piantare una Netherstar da qualche parte a caso. Vediamo, portiamo su questo intanto. Benvenuto, Caviale! Grazie per la sub. La build hack del lavandino con il pot. Il lavandino con il pot cosa intendi? La lavandina si può fare tranquillamente con classica levetta o triple wire hook. Ma sì, dai, ha senso con l'ossidiana. Ora, se gli metto il raggio così, fa schifo. D'altro canto, anche così non è che sia un bijou. È
Beacon. Non saprei proprio. Ioroselio, c'è letteralmente scritto nella wiki che l'Enderman può perdere l'aggro solo in caso di pioggia, fuoco e morte del player. E ho capito. C'è un problema però. Se gli do fuoco muore. Non è molto consigliabile sta cosa. Ecco, cestino fatto. Boh, il beacon così... il villager come lo scruta, eh? Ti piacerebbe averlo per te, infame. Tu pensi ai tuoi smeraldi, non ti preoccupare del beacon. Cioè, lì un po' così non vuol dire niente, non lo so. Che dite? Come possiamo abbellirlo? Le particellari? Devo usare un'altra Ender Chest. Una bella Ender Chest lì per i particellari? Perché le sedie? Sì, le sedie sono centrate alle pareti, ma chi se ne frega, dai. È un po' una stanza trofei, in un certo senso sì anche, dai. Però non è questo il suo senso. Un cartello. Allora, il cartello è un'idea che può sembrare molto randomica, però in realtà ha un suo senso, perché possiamo giocarci bene col cartello. Allora, un bel cartello che stia bene con l'ossidiana... e un beacon warped. Poi avevo bisogno di fare un'altra ender chest. Stiamo creando il festival del lag praticamente in quella zona. Mi serve un ender eye. Aspettate, mi serve una glowing sack. E poi colorante. Arancione, facciamo contrasto. Giallo, dà l'idea di qualcosa di prezioso. Giallo, contrasta anche questo. Hai letto della notizia della sella che esploderà? Hai visto il nuovo set Lego della Via Lattea? Allora, il set Lego no. La sella che esploderà ho letto, però non ho potuto approfondire perché ho letto prima della live. Quindi non so se è visibile. Cioè, in che termini è visibile? Cioè, dire che vediamo una supernova sembra una figata, però magari semplicemente la stella brilla di più del solito. Set Lego, c'è il set di Zelda nuovo che è bellissimo. Il cielo si illuminerà un botto? Lunedì dovrebbero allinearsi 7 pianeti. Quello ho sentito, molto figo. Brillerà più del solito per tutta l'estate. Va visto per capire se... cioè, al di là del significato che è una figata, bisognerà capire quanto è bello da vedere, non lo so. L'idea è il nome di una stella, visto che deriva dalla Nether, stare via. Non so ancora cosa scriverci in realtà.
Allora. Se per quattro spazi crei un bioma, un mini bioma 2D raffigurante ognuno delle quattro fazioni. Ah, per quello dicevi. Il problema è che l'Enderman dietro di sé non ha una sezione. Ecco. Se poi ci mettiamo questo sopra per simulare il raggetto, abbiamo anche quel particellare extra. Volendo. Adesso volevo cercare una cosa. Datemi un attimo. Non vi faccio spoiler, ma se riesco a fare una cosa carina, diventa interessante. Ok, forse ho trovato qualcosa. No, non me lo fa incollare sto carattere. Niente. Allora, proviamo così. Dato che sul computer c'è una bella cosa chiamata mappa caratteri, vediamo se trovo qualche hash strano da incollare. Ok, aspetta. Ci siamo, mi si è spostata anche la finestra di gioco. Allora, qua parte il tryhard. Tanto per cambiare. Se volete sapere dove trovare sti caratteri, premete il tasto Windows Start, quello che è, e cercate mappa caratteri, vi esce un piccolo tool dove ci sono tutti e potete copia e incollarli. Narrator off. Vattene proprio fretta a fare in culo, grazie. Ok. Adesso ho sbagliato tutto. Perché questo va qua. Poi, ultima riga. Bisogna fare il contrario. Ovvero, così. Così. E infine. Oh, madonna, dove cazzarola è? Trovato. Buonasera, Mr. Liam. Grazie per queste sub regalate. DarkX818, IoBread, Sciutone, Marmen, Vassoio, benvenuti. Grazie Liam, ma cosa dobbiamo queste sub? Vogliamo anzi approfittarne per dire che se avete ricevuto la sub potete entrare nel server e giocare nella sezione vanilla che è dedicata ai sub? Perché lo potete fare. Oggi tra l'altro ho fatto uno spammino alla Coblemon. Ho fatto un video sulla Coblemon, ho visto che è entrata un po' di gente.
La Cobblemon è aperta a tutti, non serve essere sub. Comunque, questa cornice, ora ci dobbiamo scrivere dentro qualcosa. Cosa ci scriviamo? Faro? Qualcosa? No, vabbè, the end no. Che dite? Faro della pace, nome di una stella. Faro stellare? Magari faro stellare non è proprio bellissimo, potrebbe sembrare un attacco di Sailor Moon, faro stellare. Vuoto fragile, goloso. Faro di Genova, molto bello. Mi spiace ancora che quando sono andato a Genova era chiuso. Però non c'entra una sega. Faro corrotto. Città Minecraft Dungeons. Mi piace. Faro corrotto. Beh, ma a questo punto posso fare un text. Un corrupted text generator. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Corrotto. Se gli faccio una roba così. Ma basta, narrator, ho sbagliato. No, non me lo copia. Non me lo copia. Che stress. Vabbè, dai, fa niente. Essere centrato. Ok. Due di qua. Due di qua. Così. Olè! Bello, faro corrotto. Non è proprio centratissimo, dà un po' fastidio vedersi così. Però, boh, ragazzi, giusto per non lasciarlo senza niente. Magari è meglio il colorante bianco, però. Che dite? Bentornato, Reste. Buonasera. Nel vanilla si vedono i log dei blocchi fino a tipo la scorsa estate. Potrebbe essermi sparito un beacon da casa. Allora, non abbiamo più ripulito i log da un sacco. Diciamo che è passato tanto tempo. Tu prova a segnalare. Prova a segnalare e vediamo. Sicuramente se ci sono moderatori d'ascolto piangeranno solamente a sentire questa cosa. Sì, farlo corrotto di dungeon, esatto. Potremmo fare dato che è corrotto, una scritta nera. Credo che i beacon nel server siano anche claimabili ora, quindi se li lasciate in giro senza claim, pesa. O viola, visto che nel gioco è viola, anche. Dai Liam, vedo che sei bello pimpante oggi, sei contento. Che dici, lo lasciamo a te questo report? Cosa ne dite del colore nero? Con sto contornone così sembra un po' in negativo, no? Fa uno strano effetto ottico, magari ci sta. Ah sì, dai, non è male.
Non si legge? Dà l'idea di essere corrotto. Perfetto. Eh sì, decentrato lato dà fastidio, però purtroppo. Cosa ci vuoi fare? Possiamo decentrarlo volutamente. Non so quanto sia meglio, eh. No, ho cancellato il carattere. Ah, che fastidio. Ok, ce l'ho. Perché qui davanti ha dello spazio in più. È proprio un carattere un po' decentrato di suo. Maledetti asci. Potrei provarne un altro però. Potrei provare a mettervi questo qua. Adesso parte il tryhard finale. Dai, comunque è decentrato. Però magari dà meno fastidio. E adesso guardate un po' cosa facciamo. Facciamo delle aperture random nella cornice, cioè così, giusto per esagerare un po', per esasperare. Poi magari, dato che non è perfettamente simmetrico, ne mettiamo una così qua. Da questa parte mettiamo questa. Poi mi serve quello che si apre sotto. Meglio? È più corrotto? È o non è più corrotto? Ci sta. Questo trial mi ricorda Stan. Vabbè, lui è bravissimo, però usa i comandi, eh? Un'altra vita. Con la survival puoi fare cose molto limitate, devi essere un po' più... Un po' più pazzerello. Beh, la Endrod sta lì per... Beh, a parte occupare un po' di spazio in verticale, fa qualche effetto in più. Dai, ci sta. Secondo me è abbastanza corrotto. Dai, che bel quadretto. Non ci fosse sto rompicoglioni, sarebbe perfetto. Abbiamo il cestino. Bene. Ragazzi, a questo punto mi sa che ci fermiamo qui e iniziamo la seconda serata. Non abbiamo fatto tantissimo oggi, però abbiamo fatto questo, che è già qualcosa. È stata una bella tryhardata. Le altre pareti dovremo decorarle molto attentamente, ma devo anche... Sì, ho fatto tutta la live con lui incazzato, è vero. Dovremo anche considerare di fare la benedetta bacheca da qualche parte. Secondo me la bacheca, alla fine, ve lo dico già, sarà una cosa... Sarà
tipo un po' in mezzo, tipo qui. Anzi, la bacheca la mettiamo qua. Così dal tavolo delle riunioni noi guardiamo, c'è la bacheca davanti, più o meno. Quindi la bacheca la facciamo qui con tutti i vari appunti. Qua abbiamo un sacco di spazio per decorare, per divertirci. E soprattutto qui. Qui bisogna un attimo sbizzarrirsi. Non so cosa ci posso fare. Dato che ci sono anche le lampade a terra, bisogna mascherare un po' il tutto. Quindi ad esempio potrebbe essere una seconda e nuova zona steampunk. Potremmo mettere un po' di indicatori, misuratori, ingranaggi, robe di questo tipo in giro. Così che fanno sembrare questa più unita, più fusa alla stanza. Quadri, non saprei se farceli stare. E qui? Qui magari potremmo fare un carrellino di cibarie. E legarci davvero uno di quegli alley che volevamo tenere come cameriere. Sarebbe abbastanza strano. Ale Marti, grazie per il Prime. Anzi, facciamo una cosa. Tecnicamente, se io... Io vado a cercare l'alley reietto abbandonato, che era qua. Era qua in giro. Eccolo. Ecco il reietto. Se gli do un oggetto a Muzzo, lui ora mi seguirà. Giusto? E cerca di darmi l'oggetto, no? No, lo sta cercando. Allora bisogna legarlo. Ti ho già detto dei quattro biomi, non penso sia un'idea fattibile in così poco spazio. In che modo li rappresento quattro biomi? Così. C'è sempre un alley nella zona piante con il corno che puoi usare. Vabbè, sì, loro sono sempre qua. Che cazzo fai? Vieni qui. Andiamo. Vediamo se faccio così se mi segue. Ok. Thank you.
Non devo correre, se no male si spacca. E infatti. Venga, venga, su. Quindi tu potresti essere il nostro servo. Però ce ne potrebbero servire due di servi. Noi siamo in 5 alla riunione. Facciamo che ne servirai 4. L'Enderman si può anche fottere. Da chi ti leggo? Vabbè, allora, mi fido di te, eh. Stai un attimo qua. Ma seriamente, ho detto che mi fido di te, sei già uscito di casa. Allora, ascolta. Te. L'oggetto che hai, come... Ok, preso. I banner che li rappresentano ce li hanno già. Sono sulle sedie. Via. Allora, per moltiplicare gli alley mi serve un ametista e la musica, giusto? Ma buonasera Christian, grazie per le 5 sub. Flavio Viperini, Pollo Pazzo, Gnoez, Giaco Gire, il Bro Muscoloso, benvenuti. Ah, dici di prendere quello nella zona piante? Sì, dai, più che altro meglio non caricare troppo di entità. Prendiamone un altro, dai. Credo abbiano messo la emote per chi è interessato. È vero! Ah, ragazzi, hanno finalmente messo... Aiuto, soffoco. Hanno finalmente messo la emote del creeper che si sblocca guardando le live di Minecraft. Ma non so se... Se l'ha sbloccata anche a me, ad esempio. Sì, ce l'ho. Godo. No, aspetta, non è questa. Che cazzo vi ho mandato? No, non ce l'ho, non ce l'ho. Come non detto. Se avete la nuova emote, usatela in chat che vi sblocca anche il badge. Sarebbe Splod 6S Plode. Provo a digitarla anch'io. Però non ce l'ho, mi sa. No. Boh, la sbloccherà pian piano. In teoria i requisiti ci dovrebbero già essere. Beh, carina, dai, non è proprio così bella, diciamoci la verità. Quella solo con le S è un'altra, non è quella nuova, eh. Allora, recuperiamo l'altro alley. Vabbè, ragazzi, visto che mi sono messo a fare sta roba, mi sa che non ci sarà la seconda serata a sto punto. Purtroppo è partita la presa bene con sta minchiata. No, tu non devi scappare! Cazzo! Tu fermo. Vieni qua. Non è possibile che non deve funzionare una sega.
Entra. Alli, maledetto. Maledetto. Qui devi entrare qui te. Entra. Oh, non vuole. Entra, ti sto tirando. Perché vai dall'altra parte? Infame. Oh. Tieni. Ma dove è andato l'altro? Mi è scappato un alley. Mi è scappato l'alley. Che palle, ragazzi, che palle. Qui c'è quell'altro, ok. Speriamo non si sleghi. Quello col corno in giro, col corno in mano ancora. Ho sentito di qua. Dov'è andato il maledetto? Dov'è? Che palle. Esatto, giusto. Ben detto. Accessibilità, sottotitoli. Dove sono? Vai, vediamo. Posso credere, ragazzi. Se... cioè, appena avuto occasione, il bastardo se n'è andato. Ah, sotto la scala, quello che vedevi è quello che sta dentro. Eccolo. Preso. Ti ho preso, maledetto. Vieni. Pensa che giro si era fatto. Ma di già. Oh, no, non mi caga proprio, eh. Finito. Ma perché? No, gli ridò il corno. Non lo devi suonare il corno. Dallo all'alley. Al maledetto. Tagli il cazzo di corno. Seguimi. Qua. E ora di qua. Mio Dio, mi sta venendo l'orticaria. L'orticaria. Quanto li odio sti cosi. Vieni di qua. C'è una fottuta porta. Si è slegato. Si è slegato. Ma dove cazzo è finito? Ah no, è ancora legato, ma è andato sotto. Perché? Ma perché non state fermi?
Ma io non lo so. Ok. Ora dobbiamo fare un carrellino. Un carrellino per portare il cibo. Giusto? Come è fatto un carrellino? Dovrebbe avere delle ruote. Una ruota. Deve anche avere una superficie d'appoggio. Deve essere qualcosa che possa sembrare che abbiamo parcheggiato qui. Vediamo. Con gli alieni non ti sei preso bene dal mob vote. No, no, proprio... li detesto. Allora, non ho il cancello, però mettiamo che qua ci sarà un cancello con sopra questo. Fa schifo. Sembra un lettino dello psicologo. Mi sa che è il mio subconscio che mi dice che ne ho bisogno. Devo andare da uno psicologo. Facciamo un tavolino normalissimo. Tavolino normalissimo che si piazza contro questa parete. Sto pensando come farlo. Potrebbe essere semplicemente così. Potrei fargli anche una piccola tovaglietta. Ma perché non me ne sto zitto? Perché devo dire di fare la tovaglietta? Adesso devo fare la tovaglietta. Ora tutti si aspettano la tovaglietta. E facciamo sta tovaglietta, dai. Andiamo a fare la tovaglietta. Mini baracchina in fondo dove c'è il balconcino. Ah, voglio che diano l'idea di un cameriere. Quindi hanno messo lì il tavolino con sopra le pietanze e ce le servono. Questa è l'idea. Quindi useremo questi due. Dobbiamo però sfumare la nostra tovaglia. Quindi useremo del colorante bianco, del colorante rosso e del colorante rosa. E bentornato Lando, grazie dei 44 mesi. No, aspetta. Ah, ma funzionano ora? Com'è possibile che funzionino adesso i banner nel Loom? Se l'altra volta non funzionavano. Cioè, ieri non funzionavano. Non è uscito nessuno snapshot. Come ha fatto a fixarsi questa cosa? Come funziona sto bug? Ma boh, ragazzi, che ne so. Allora. Sto pensando come si può fare. Facciamo così. Righe bianche. Transizione rosa. Dov'è? Transizione rossa. E rosso anche qui. Beh, posto. Poi. Fallo doppio.
Blocco di corallo waterloggato, simulare della frutta. Oddio. Si può fare. Facciamo un barile con della frutta a questo punto. Non è proprio così che volevo metterla. Tac. Peccato non si unisca. Però può dare l'idea un attimo di tovaglietta. Si potrebbe fare che spigliamo la birra. Possiamo fare tante cose in realtà. Sono gentile con i miei ospiti. È vero, sono troppo gentile. Mi sa che non va bene così. Un po' viziati. Questi ospiti. Allora, adesso andiamo a prenderci delle cosette. Ospiti non andranno mai via. E come dice il detto, dopo 3 giorni l'ospite puzza. Quindi mi sa che tra 3 giorni li chiudiamo tutti. Facciamo così. Prendiamo uno di questi. Questo. Mi puzzerà il culo, ma già il pillager per lore purtroppo puzza un bel po'. Ludovico, grazie per i 3 mesi, bentornato. Se arriva un'altra sub parte il l'hype train. L'hype train delle 11. Sarebbe molto strano. Eccola, grazie Bicuta. E benvenuto Sancho. Allora, adesso non devo mangiare le carote. Dobbiamo divorarci un po' di torta. E Lando regala una sub a Wolf PvP. Grazie Lando. Allora, il discorso del cesso di frutta si può fare. Non so dove metterlo, ma si potrebbe fare. Dovrei fare così. Bene. Ah, altro che waterloggare. Anzi, aspetta. Se io prendessi delle foglie. Se io prendo una foglia. La risolvo subito. Christian, grazie per le 2 sub regalate. A Sea of Capybara e Sporster. Benvenuti. Hype Train quasi di livello 3. Così a caso. Anche delle radici, sì, andrebbero bene. Tanto sono nascoste, prendiamo una a caso. E via. Come vedete la redstone sotto è preservata. Lui sarà contento? C'è solo un problema. Non posso chiuderlo in una botte. Le trapdoor sono qui.
Non ci avevo pensato. Non so se mi piace così. Gianni, buonasera, grazie per i 36 mesi. Allora, in realtà vi dico che questa idea la boccio da solo. Piuttosto ci mettiamo i bicchieri. Li portano anche da bere. Cioè portano i bicchierini per bere e portano la torta. Quindi dovremo dare una torta a un Alley e all'altro Alley daremo un bicchiere. Così portano mangiare e bere. Una bottiglia di miele ci sta. E allora bisognerà fare anche la birra. Ho salutato Gianni? Non mi ricordo. Buonasera Gianni, nel caso. Sono stanco, ragazzi, potrei ripetere delle cose. Allora, vediamo di venirne a capo. Innanzitutto, non devo mangiare. La birra mi sa di serata al pub. Più di serate al pub che tra rappresentanti politici. Poi non so. Ma io se fossi un politico al Parlamento vorrei bermi le birrozze, sinceramente. È già che è una rottura di palle di per sé. Addio scaffolding, grazie per il tuo sacrificio. Ora è il loro momento. Sono già lì pronti alla fuga i bastardi, lo so. Non vede l'ora. Allora, lui sta scappando, ma dov'è finito il laccio che ho appena tolto? Ma che cazzo? Vabbè, niente. Adios. Andiamo a prenderne altre sperando che resti in zona di nuovo. Mamma mia. Ecco, 14 mi basteranno, penso. Sta arrivando pian piano la emote, vedo. Signor Alley. Eccolo. Prendilo, prendilo. Vieni. Seguimi. Seguimi, disgraziato.
Bravo. Una cosa buona l'hai fatta, bravo. Vieni qui. A posto. Togli questo. Stai lì. Ora, ce n'è uno che è lì sopra. Perché è lì? Non si sa. Ha scelto la posizione più fastidiosa possibile. Eccolo. Vieni. Fuori di qua. Fatto. Allora, loro sono legati sottoterra, quindi non si vedrà il punto da dove sono legati. Molto bene. Quindi se ne andranno in giro, non andranno lontani dal loro carretto di merda. Poi uno si prende la torta e l'altro si prende la birra. E ci serviranno. Fatto. Manca solamente una cosa. Però per fare questa cosa deve venirmi fame. Cosa che non sta accadendo per qualche ragione. Quindi cerchiamo di farci venire fame. Ah, l'ho ritrovato. Bene. Come li odio, come li detesto. Come non vi sopporto. Ma che cazzo ci fate qui? Ma cosa ci fate qui? Com'è possibile? Che vi siate... slegati, siete usciti dalle porte. Come cazzo avete fatto? Ma qual è il loro problema? Si è incastrato lui. Mamma mia. Io li uccido tutti. Sei incastrato. Disincastrati. L'ho rotto. Ma perché sei sotto? Ma perché? Esci di lì. Esci. Non hai bisogno di stare sotto la catena, non ha senso. Certo era meglio il Copper Golem. Era meglio qualsiasi cosa, anche la Glow Squid è meglio dell'Alle. Niente, non entra. Uno ce l'ho, l'altro... L'altro ha deciso che se non passa di qui non è contento, spacchiamo pure questo. Dai. E niente, si è rotto. Sei legato. Però lui si stacca perché vuole raggiungermi. Perché la programmazione gli impone di portarmi... Eccolo.
Ecco, ci sono tutti e due, eccoli. Non posso lasciargli in mano l'oggetto, apparentemente, perché sennò mi seguono. Ma non è questione della pressure, è questione che si slegano. Loro si slegano. Se non ci fosse la pressure, scappano dall'altra parte, da qualche parte se ne vanno. E non gli devo dar nulla, però fa anche abbastanza schifo, perché volevo dargli cose per far sembrare che ci stessero servendo. Non so neanche cosa farmene così. Bella la torta che pure si spacca dalla parte sbagliata. Ma scusa, non c'è modo di girarla sta torta. Sa di no, eh. Era proprio il suo orientamento. La delusione finale. Niente. Ma è mangiata dal lato sbagliato. E vabbè. Mi sa che li lasciamo così e basta. Sapete quale sarebbe la rosicata finale? Loro rompono il laccio e il laccio viene raccolto dal piglin. Auguriamoci che non succeda. Sì, potrei mettere un notblock per tenerli qua, ma diciamo che farebbe costantemente suono, quindi non è forse il caso. A meno che... Vediamo. No, non lo sente così. Non lo sente, viene da me. Ha bisogno di sentirlo, niente. E poi sarebbe stato comunque un clock fisso lì, che non mi piaceva tanto come idea. Sì, a sto punto le volpi erano meglio come maggiordomi, vero? Vabbè, per ora lasciamo così, ci penseremo. Intanto si è fatto un bel quadretto qui. Abbiamo la tavolata, la libreria, il cibo, il beacon, gli oggetti rari. Ci sta, dai. Ci sta. Io mi fermerei qui, però, perché sennò divento davvero esaurito. È stato uno sclero. Sta venendo una bella stanzetta, sono contento. E detto questo, comunque ci vediamo domani alle 20:30 con la prossima live. Quindi buonasera a tutti, buonanotte. Non puoi, no, non puoi waterloggare il notblock purtroppo. Cioè, è un blocco solido, non, sarebbe come dire waterloggiamo la pietra. E niente, buonanotte, a domani.